Un saluto a tutti gli amici di Infodrones, io sono Shadi e oggi dopo diverse prove andiamo a vedere come si è comportato lo Xiaomi Mi Drone 4K. Vale ancora la pena acquistarlo nel 2019? Vediamolo insieme. Ho avuto modo di testare questo drone per diverso tempo e devo dire che mi ha colpito per prezzo e caratteristiche nonostante sia un drone non più recentissimo. Sicuramente non è da considerarsi un giocattolo per via delle dimensioni, del peso e delle capacità che possiede. Potenzialmente infatti abbiamo di fronte un drone che raggiunge i 500 metri di altezza, una distanza media superiore ai 2 km e una velocità di circa 65 km/h. Tutte queste caratteristiche, unite alla stabilità in volo, alla qualità video e foto e alla semplicità di utilizzo, lo rendono a parer mio il drone perfetto. Nell'ultimo anno sono usciti moltissimi aggiornamenti in casa Xiaomi per questo drone. Inizialmente infatti si riscontravano gravi problemi al gimbal con il suo orizzonte inclinato e un'applicazione poco sviluppata, ma fortunatamente ad oggi ci troviamo di fronte ad un drone completamente aggiornato e performante, che ci dà la possibilità di volare e divertirci in sicurezza e con semplicità. Il drone permette di volare e registrare per circa 20 minuti ed è quindi consigliato avere una seconda batteria per poter aumentare il tempo di volo. La batteria si ricarica completamente dopo 3 ore e il radiocomando ha un'ottima durata e ci permette di volare per almeno 5 o 6 volte senza doverlo ricaricare tramite cavo USB. Ovviamente dopo un utilizzo intenso posso parlarvi anche di ciò che personalmente non mi è piaciuto, come per esempio le dimensioni per il trasporto, lo slot nel gimbal molte volte scomodo per inserire una micro SD, la bussola un po' troppo sensibile in diverse occasioni e l'assenza di un supporto per proteggere il gimbal quando non lo si utilizza. Se non si ha lo zaino per il trasporto diventa abbastanza scomodo portare in giro drone, radiocomando e gimbal in modo sicuro per evitare graffi e possibili colpi. La maggior parte delle volte portavo tutto in uno zaino e in una borsa fotografica per trasportare in sicurezza il gimbal, anche se le primissime volte ammetto di aver utilizzato la scatola originale. Il drone in volo è davvero ottimo, una volta che si aggancia ai satelliti tramite GPS ha un hovering eccezionale. La sua stabilità permette di registrare video in modo davvero semplice, ma ovviamente è consigliato volare e ruotare in modo fluido e lento per evitare lag, frame mancanti o fotomosse. Ho preferito registrare tutte le clip con una risoluzione di 4K a 30 frame per secondo per esportare poi tutto in Full HD e posso dire di essermi trovato davvero molto bene. I video risultano ottimi anche senza color correction e le foto nel formato RAW hanno molte informazioni per poter post-produrre poi gli scatti. Un consiglio è sicuramente quello di impostare il bilanciamento del bianco tramite applicazione prima di registrare per non aver poi troppi sbalzi per quanto riguarda i colori. I primi test li ho fatti in modalità principiante con una velocità molto lenta, ma dopo qualche settimana ho deciso di provare la massima velocità per vedere come si comportava. Ho provato inoltre le modalità di volo presenti nell'applicazione, come la modalità Orbit, che permette di ruotare attorno ad un punto, la modalità Droni, che prende come riferimento un punto scelto da noi per poi alzarsi mantenendolo al centro, Waypoint, tramite la quale andremo ad impostare un percorso a tappe che seguirà il nostro drone, e la modalità Tap Fly, che condurrà il drone verso un punto che avremo scelto sulla mappa dell'app. Non ho mai avuto problemi di trasmissione e lo streaming è sempre stato ottimo, anche a lunghe distanze in campi aperti. Vi lascio qualche clip e alcune foto scattate dal Mi Drone 4K per concludere dicendovi che sicuramente ad oggi, per il prezzo e caratteristiche a cui è venduto, vale assolutamente la pena acquistarlo.